si aprirà ufficialmente sabato 2 aprile al Palazzetto dello Sport Mariotti il programma delle manifestazioni sportive della Spezia Città Europea dello Sport 2016. Un prestigioso riconoscimento conferito alla nostra città da ACES Europe nell'ottobre scorso durante una celebrazione nell'aula del Parlamento Europeo. L'apertura è legata a un calendario di eventi e progetti che per tutto il 2016 coinvolgeranno istituzioni, società sportive e scuole del territorio. Quest'anno è Città Europea dello Sport, già qualche mese fa siamo stati a visitare le istituzioni europee con ACES Europe, con l'associazione europea che promuove le città dello sport insieme a varie realtà del mondo sportivo spezzino, insieme all'amministrazione. Ora c'è un calendario di iniziative fitto, già alcune si sono svolte, ora questo sabato ci sarà la presentazione al Palazzetto dello Sport, abbiamo quindi c'è un concorso anche per i giovani che nelle scuole stanno preparando dei lavori sul tema dei valori dello sport per l'Italia e per l'Europa, insomma un network fitto che deve essere sostenuto dalle istituzioni europee. Noi con il bilancio dell'Unione sosteniamo questo network per far conoscere le eccellenze sportive d'Europa. Spezia in particolare è stata premiata, è stata scelta per la sua capacità di avere un tessuto sportivo di impianti, di associazioni, di sostegno anche del mondo istituzionale capace di rendere lo sport accessibile a tutti. Durante la cerimonia d'apertura, che prenderà avvio alle 10.30 con termine entro le 12.30, verrà donato a ogni società sportiva presente, a ogni scuola spezzina, un drappo raffigurante il logo della Spezia Città Europea dello Sport 2016. E quest'anno, 2016, è l'anno europeo dello sport e quindi inizieremo le celebrazioni proprio alla presenza del presidente di ACES Europe, il dottor Lupatelli, e alla presenza del dottor Cimaschi dell'area nord-ovest. Saranno tantissime le personalità presenti, non soltanto le autorità e le istituzioni, ma soprattutto loro, il collo pulsante dello sport, ovvero i testimonial e gli atleti. Quindi, senza anticipare troppo, ci saranno delle esibizioni di campioni del mondo e poi ci saranno i testimonial anche loro con medaglie mondiali o europee, insomma persone che hanno portato il nome della nostra città in giro per il mondo, ovviamente con i titoli dello sport. L'apertura avverrà in contemporanea a due grandi eventi che si terranno il 3 aprile, ovvero la Gran Fondo e Vivi Città, che raccolgono complessivamente in città oltre 3.000 atleti.